Nessuna delle figure femminili dice a Tommaso se è bello o non è bello, neanche lui dice a loro se sono, anzi no, lui dice spesso a lei che è molto bella, ha ragione, quindi ci deve essere qualcosa che mi sfugge anche su questo. Ma dal punto di vista così attoriale, io ho sempre sentito la necessità di caratterizzare i miei personaggi, di trovare qualcosa appunto che li caratterizzasse molto. Non sono mai stato affascinato da così da una bellezza patinata, quindi l'ho in qualche misura anche cercata di evitare, insomma. Penso che viviamo in un contesto in cui, insomma, l'estetica patinata, insomma, io ne ho abbastanza. Senti, scusa, ti disturbo. Mi avevi così un po' colpito, allora così. Senti, ma è possibile che uno non possa leggere tranquillo 2 minuti, che subito arriva qualcuno a dare fastidio? E questo lo dovrei chiedere a lui, che cosa ci ho chiesto, però. Intanto buongiorno a tutti. A me personalmente mi ha chiesto di essere Sonia, che è una donna di terra, di fuoco, travolgente, seduttiva, molto semplice, molto pragmatica, molto senza orpelli, senza complessità, anche se in realtà nasconde una grande complessità, lei va in leggerezza. E quindi questo, cercare di fare una contrapposizione, di essere contraddittoria, di essere tagliente nei confronti di Tommaso, di essere diretta, di essere cinica, dritta, questo. Credo che la prima cosa che io ricordi aver diciamo discusso con Kim era proprio il senso del progetto. Quindi, letta una storia, sentire se quella storia in qualche modo aveva un interesse, se dentro a quella storia ci si poteva riconoscere e quindi ci si poteva, diciamo, immergere e dedicarcisi anche al di là un po' di quello che era il ruolo. E questa è stata anche la mia prima forma di coinvolgimento, perché trovo che questa storia sia totalmente fresca nella sua trasparenza, nella sua volontà di essere il più obiettiva possibile su una difficoltà che per molti è tema da censurare. Offre spunti di conversazione molto interessanti, già solo il tema, il soggetto, la sceneggiatura già ci aveva offerto dei temi di discussione molto interessanti. Mi è piaciuto molto la tematica, mi è piaciuto chiaramente il tema per come veniva affrontato. Perché tu hai... Non dico, sai... No, era così, una questione di cultura generale, mi sembrava interessante, ma non... Poi io sono molto monogamo, proprio... Vabbè, infatti guarda, mi sa che è meglio che andiamo, che comincia il film, guarda, andiamo.